Bene, Luca Bernia, partita dai soliti due volti, raccontacela un po'. Sì, sono i soliti due volti di questa nostra stagione. Che dire, solita nostra grande reazione, portando a casa comunque una buona vittoria nel complesso, giocando un primo tempo totalmente al di sotto delle nostre possibilità. Come ti dicevo all'inizio, esattamente la fotocopia della nostra stagione. Sì. Stagione che playoff ormai andati, siamo ormai alla fine della scuola, tiriamo le somme. E tiriamo le somme dicendo che paghiamo probabilmente, anzi sicuramente un inizio pessimo e purtroppo le ultime due sconfitte in trasferta che ci hanno veramente tagliato le gambe, soprattutto vista la rincorsa in essere che avevamo per prendere la quarta. Voglio dire, matematicamente è ancora fattibile, però dubito fortemente che la quarta possa perdere almeno 4 delle prossime 6 partite, quindi voglio dire, provarci dobbiamo. Assolutamente. Abbiamo voglia, orgoglio e carattere per poterlo fare, cerchiamo di uscire a testa alta da un campionato per il quale vogliamo ancora essere protagonisti e che ci dovrà, spero, servire in prospettiva per crescere, visto che siamo comunque ancora una squadra giovane e io soprattutto. Assolutamente sì. Sì, la scorsa partita purtroppo l'abbiamo persa di 2 punti, abbiamo fatto bellissimi primi 2 quarti e poi abbiamo mollato pensando di aver già vinto e questi ci hanno recuperato alla grande, è vero? Esattamente come hai detto tu, è stata una trasferta strana contro una squadra strana. Evidentemente noi soffriamo le squadre atipiche, poco organizzate, per assurdo giochiamo molto meglio con squadre tecniche, mentre con squadre con giocatori atipici, marcature strane, andiamo in confusione e la partita di venerdì scorso ne è stata la dimostrazione. Fortunatamente stasera siamo stati bravi a gestire al meglio il momento più difficile, reagendo subito nel terzo quarto. Niente, è un aspetto che purtroppo fatichiamo a migliorare dall'inizio dell'anno, questo purtroppo è andato di fatto. Abbiamo ancora tanto da migliorare, l'anno prossimo miglioreremo. Lucone, buona doccia. Ciao Piero, sempre bello, grazie. Ciao. Ci siamo Piero, siamo con Alberto Colombo, head coach della Pallacanestro Lierna. Dopo una bella vittoria a Cusano, cioè contro Cusano, oggi qua a Rovello, cosa è successo? È già tanto che abbiamo vinto contro Cusano, diciamo che oggi dal mio punto di vista abbiamo comunque disputato una buona partita per quelle che sono le nostre potenzialità, tra l'altro senza attaccarsi alle assenze, però Fiorendi, il nostro playmaker titolare, è arrivato con un acciacco, non ha potuto giocare, Castoldi era in forza, ha giocato su una gamba, e eravamo un po' tirati con le rotazioni. Comunque niente, penso che abbiamo disputato un buon primo tempo dove siamo riusciti a giocare in velocità e a prenderci dei buoni tiri da fuori. Quando poi siamo calati col tiro da fuori, anche Rovello che ha iniziato a difendere bene e ci ha iniziato a sporcare i tiri e abbiamo subito un po' la loro aggressività, si vede comunque siamo una squadra un po' leggerina che gioca spesso con 4 esterni. E abbiamo fatto un po' fatica e piano piano è venuta fuori, diciamo, la superiorità di Rovello che sia come roster che come forza di squadra, diciamo, anche sull'esperienza, perché in qualche frangente abbiamo perso anche qualche pallone con i ragazzi giovani, ci sono dei momenti in cui abbiamo in campo tantissimi 94, 95, 96 e comunque, diciamo, per quelli che sono i nostri obiettivi e per il lavoro che stiamo facendo sono abbastanza soddisfatto anche di questa partita. Sì, infatti volevo farti i complimenti per il lavoro con i super giovani che tu stai facendo e stai facendo crescere veramente degli ottimi talenti che ti daranno tanto in tanti anni di futuro della tua pallacanestro Lierna, perché 96-95 vuol dire che hai 10 anni davanti dei giocatori da coltivare, da far crescere come voi te. Sì, diciamo che è un progetto che è partito quest'anno, no?
dove cerchiamo di far giocare parecchi giovani del Lecchese e anche qualche senior che sono andato a pescare in promozione in Serie D, tipo Rebughini. È normale che questi giocatori qui hanno un po' gli alti e bassi e hanno bisogno di crescere. Credo comunque di aver fatto vedere che un impegno per tutti i 40 minuti, non abbiamo mai mollato e onestamente vince la Rovello per noi, siamo venuti qua per giocarci la partita, però andiamo via comunque che sappiamo che abbiamo fatto quello che potevamo. Assolutamente sì, ti faccio ancora i miei complimenti, grazie di queste due chiacchiere e ci vediamo l'anno prossimo sicuramente. Va bene, grazie, arrivederci a tutti.